Buongiorno capitano, carico? Siamo carichi, grazie Gina. Andiamo? Andiamo. In Sicilia mi porto un asciugamano e una maglietta. Minimalista ormai. Hai visto quanti colleghi gli hai? Anche là, tutti i colleghi. No, però nessuno è monogattino. Comunque, tanti colleghi. Guarda qua che roba, questo è il mio bolide invece. Parte verso Roma, ci sono anche antiche terme, bagno di Vignoni. Le terme prima o poi le becchiamo, Iachi, prima o poi le becchiamo. Comunque prima mi strombettava un ragazzo che, perché ero in mezzo, gli impedivo il passaggio sulla strada. Ricordatevi che se vedete uno che viaggia così o con lo zaino in spalle eccetera, quindi viaggiatore lento, viaggiatore a impatto zero, che sta nella vostra regione, sta nella vostra provincia, nella vostra città e porta comunque turismo, soldi eccetera, fate un danno anche a voi indirettamente, anche se non avete niente a che fare con turismo. Quando vedete qualcuno sulla strada, so che magari è una scocciatura passare una persona in bici che viaggia a piedi eccetera, però fate anche un danno a voi stessi perché vivete in questa regione qua, ecco. O comunque vivete in Italia, quindi ricordatevi di trattare bene i viaggiatori per questo motivo, perché vi portano fascino, lustro e soldi. Io sto aspettando Iachi comunque, che in discesa recupera un po' di batterie, quindi va più lento. Guardate che vita che fa Iachi quando c'è il traffico. Vai vai che ti raggiungo. Salve. Comunque è veramente tutto sacco qua intorno, al sacco. Mi ricorda il deserto. Iachi, stai affrontando il deserto in realtà. Siamo in Arizona. Mentre cantavo il gladiatore lì c'era la discoteca. Vabbè, la gente si diverte con poco. Ma che belle! E qua io tipo in Armenia e Georgia aspettavo un'ora quando dovevano passare l'ora. Queste qua, guarda quante! Sì sì, come le pecore, parte una, partono tutte. Buongiorno! Bellissime! Bellissime! Fantastiche comunque le pecore, eh? Però mi ha ricordato molto Georgia, Armenia, Turchia, quei posti lì che aspettavo delle ore per far attraversare le pecore, ma prendevo fiato, figata. Qua ragazzi c'è stato qualche problemino tecnico tattico, l'hanno chiusa, però Iachi, fai un flip. Io faccio un giro di 4 giorni, sono partito dall'Appennino, da Verghereto, faccio 140-150 km al giorno, ho 4 giorni così, mi sono fatto un itinerario. Questa è una bella gravel questa. Sì, una Giant. Bella, bella, molto bella. Grazie, buon proseguimento. Ciao, buon giro, buon viaggio. Ciao. E questo Tega, questo è un pro, questo è un pro. Questo è uno di quelli che se lo porto nel deserto a far 30 giorni mi ammazza. Grande. Ciao. Tutto molto dritto qua. Buon viaggio. Ciao. Ragazzi, però il casco, soprattutto in posti così, il casco, ma il casco sempre, non soprattutto in posti così, sempre. Mannaggia il Carmine. E la carta da culo. Casco e carta da culo, poi potete andare in qualsiasi parte del mondo. Ora stiamo scendendo, ma bisogna salire su quella montagna là, quella salita là, immagino, ma lassù, bisogna scollinare lì, mi sa. E
ragazzi, non vi ho detto il buongiorno, buongiornoso. Buongiorno. Abbiamo fatto un mega salitone e adesso siamo diretti verso il lago di Bolsena. Se ce la facciamo. Mancano tre giornate e siamo arrivati giù a Roma, eh. Tra poco passiamo il Lazio. Allora, ci sta rincorrendo un temporale. Yaki ha messo la quinta, io ho messo la quinta. Vediamo se riusciamo, perché lui non può bagnarsi più di tanto per via del monopattino. Quindi vediamo se riusciamo a evitare un po' in velocità la tempesta e a trovare un riparo veloce, perché quando ci raggiunge c'ha delle gocce da grandine assurda. Io adesso mi sono assettato da bagnato. Scappiamo perché sta iniziando a diluviare, sì, di nuovo. Sta iniziando a diluviare, zio. Via via via. Via 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 via. Aspettavo un cartello, due militari col fucile ai miei confini, invece niente, così in mezzo al ponte, fra poco non me ne accorgevo neanche. E lì inizia la salita. Ma tu sei coso? Sì, capito. Andate a Roma, se vuoi. Sì, sì. No, la prima volta che proviamo a volare. E senza scarpette con l'aggancio riscendere? Sì, sì. Io ho fatto 25.000 km senza scarpette. Grazie. Infatti per qualche supporto. Sì, me la sono portata come guida. Metti il miraglio. Quella è acqua. Quella è acqua, sì. Sì, la facciamo, dai, anche bella forte. Allora in bocca al lupo. Ciao. A voi. Vedremo il video alla fine. Certo. Sì, quello. Milano Roma in monopattino. Esatto. Ciao, raga. Ciao. Tutto a posto? Ah, ok. Meno male, va. Ciao. Ciao. Yaki voleva provare l'acqua. Gliela facciamo provare l'acqua. È tutto un altro viaggio qua. Pensa una settimana così, Yaki. Niente, la situazione praticamente è questa qua. Abbiamo visto la pizzeria, trattoria, questo simpatico signore dietro col forno a legna. Posso vedere il forno a legna? Prego. Permesso. Prego. Guarda che forno. Guarda che roba. Meraviglioso, meraviglioso. 1750. 1750 il forno a legna. Dicono. Chissà quanta carne ha visto. E pagnotti di pane. E pagnotti di pane, ancora più buono. Grande. Siamo di là, eh. E noi ci siamo messi qua. Yaki è lì. Nessuno sa come si combattono. Camminate? E niente. La viene da tanto. Grazie mille. Guarda, con questa ha rotolo giù fino a Roma. Guarda com'è contento Mattia. Questo è un bel bus. Il pomodoro che fanno loro. Buono. Finito tutto. C'è le pulci. Abbiamo ricaricato, ho fatto un po' di chiacchiere con pellegrini e ciclisti vari. Che prima diluviava e adesso è così. Moriremo dal caldo adesso. Va che bello. La panza piena della margherita. Oh. Hai visto? Ci sta facendo le righe apposta. No, ci hanno anche quasi ucciso. Sì. Lavate! La Madonna! Oh, ci hanno appena fatto l'asfalto e la linea fresca fresca. Stavano per imbiancarci anche noi, però vabbè. E si fa la salita, si fa. Ad acqua pendente, molto pendente, capito perché si chiama acqua pendente sto posto? Pende, sì, pende. Si sale davvero? Yaki nella salita ha finito la batteria, dobbiamo cambiarla. È un problema, eh. Ogni volta è un problema, bisognerebbe anticipare a lui la porta fino al limite con queste salite. Ma che roba! Bello! Guardate che girasoli! Bellissimo! Quella è il lago! E c'è Bolsena! E siamo arrivati lì! Guarda là che bello! Zio! Bello! Bello, bravi! Oh.
Le cose stanno così. Siamo arrivati a Bolsena, molto bella, caratteristica, piena di castelli, laghi, fatti bene, tutto a posto, tutto molto bello. Ci siamo fermati, che Iacchi ha preso la bandiera italiana, ma abbiamo chiamato penso 30 o 40 strutture in due, ma dall'hotel a una stella, al campeggio, all'hotel a 5 stelle, niente. Ma niente. Quindi ora ci spariamo 15 km, probabilmente tutti in salita. Questa è l'ultima discesa che farò. E per un andare in... dov'è che è? Monte Vascione. Dovrebbe avere una bella vista. Dovrebbe avere una bella vista, certo, perché in alto c'è la salita. Comunque, l'asfalto è buono, la temperatura è buona, le gambe... ciao. Io una e mezza. Guardate lì ragazzi, si vede. È il segno 100 che è di sotto, segno 100, 100. Vuol dire che mancano 100 km da Roma. 100 km da Roma. Yeah. Sì. Sotto le tre cifre. Che fatica. 100 km. Siamo finiti su una terrazza condivisa in un hotel che sembra sa di Francia questo posto qua. Quello tira fuori una cosa così, quella roba lì. La vista è questa. La vista è questo qua adesso muore, guarda. Gli avrei dato una lira questo posto. Neanch'io, invece è molto bello, dai, ci sta, vecchio stile. Guarda le nuvole, guarda che bello! Ma che bello! Là il Vesuvio. Allora, breve aggiornamento. Un aggiornamento molto molto breve perché siamo molto molto stanchi. Primo, dove siamo? Monte Vascione, Monte Girone, Monte Fiascone. Sopra il lago di Bolsena, molto salita eccetera, bel paese. Però ragazzi, se uno arriva dopo le 9:30 e vuole mangiare, voi non ci accettate, cioè rischiamo di rimanere senza cena. Ma la trattoria sotto le mura è molto buona. Molto buona, si mangia molto bene, da queste parti si mangia bene. Comunque, molto gentili comunque. Detto questo, grazie per... Due, siete stati morti. Tre, io ho dimostrato a Yakidale che non sono un vero viaggiatore. Perché ho perso il portafoglio. Non trovo più il portafoglio. Documenti, cioè patente, codice fiscale, carte varie che dovrò bloccare. Bloccare. E il karma, perché noi ci siamo conosciuti così. Che tu perdevi tutto. E tu pensavi che io fossi uno sprovveduto. Adesso io ho perso tutto. Ho perso il portafoglio. Cioè ho perso il portafoglio. Non è che ho perso, non so, il cappellino. Uno zaino col MacBook. Quello era più grave. Preferisco perdere il portafoglio 10 volte. Però spero che qualcuno di voi non abbia trovato la mia carta di credito, perché se no sono fregato. Comunque, detto questo, sono abbastanza incazzato, abbastanza demore, però sto bene. Ci vediamo domani. Ciao, buonanotte.